grande gioia in onore di papì, il centro di formazione della Croce Rossa di Castellamonte, ma della Croce Rossa italiana, mi sento di poterlo dire. Grazie papì. La Croce Rossa del Comitato di Castellamonte ha inaugurato un nuovo centro di formazione. Sì, ha inaugurato questo centro di formazione della Croce Rossa in memoria di Roberto Bozzello, di Papì, che purtroppo è mancato da qualche mese, ma è sempre stato uno dei nostri più bravi e più performanti formatori. È stato un socio fondatore del Comitato di Castellamonte del 1983 e quindi abbiamo pensato come consiglio direttivo e come assemblea di soci di intitolare questo centro di formazione a Roberto. Difatti è stata posta una targa col suo nome e anche una sua foto. Sì, una targa che lo ricorda come intitolazione di questo salone. È una foto che avete visto nelle sue migliori espressioni e, come ce lo ricordiamo, è la sua squadra, la squadra 1 della Croce Rossa, che ha voluto ricordarlo in questo modo, e abbiamo messo la foto insieme alla targa. Il centro è una novità, ma non la formazione, visto che ne facevate già da parecchio. Sì, in realtà il centro è una novità come intitolazione del centro. La formazione della Croce Rossa naturalmente non la fa solo Castellamonte, la fa tutta la Croce Rossa. È una formazione a 360 gradi, non solo per i volontari ma anche per la popolazione, per i dipendenti delle aziende, e da un paio di anni come centro di formazione accreditato in Piemonte per l'abilitazione al defibrillatore, all'uso del defibrillatore. Per chi volesse frequentare i vostri corsi, cosa deve fare, quando ci sono, eccetera? Allora, noi inizieremo un corso di accesso alla Croce Rossa l'8 gennaio, è aperto naturalmente a tutti ed è gratuito, è un corso che partirà appunto come corso di accesso e terminerà con l'abilitazione al soccorso in ambulanza, quindi durerà qualche mese ma è assolutamente fattibile per tutti. Perché c'è sempre bisogno di volontari? Sì, c'è un grande bisogno di volontari perché la richiesta purtroppo è molto alta. E qui, a parte qualche dipendente che fa servizio sulle convenzioni del 118 o dell'ASL, il grosso del lavoro è fatto dai volontari, quindi la richiesta è altissima e la necessità di personale formato allo stesso modo. Thank you.